Buongiorno a tutti. Eh sì, siamo di nuovo a casa di Helga e Gunnar. E Ansel ha appena finito dei dipinti. Stanno facendo colazione in attesa della festa alle 17. Ah, questo è da parte di lei per la mamma. Del compleanno di Helga Gunnar e della piccola di casa Emily, che adesso è a scuola, è tesissima e rompe le scatole da brava adolescente, ma oggi crescerà. Quindi vediamo, qui è tutto apparecchiato, solo che sono in metà di mille, sono stati invitati naturalmente gli altri due figli degli Weber, e cioè Henrik e Britta. Tu riscaldamento a morte, abiti, cambia abito, mettiti il tuo abito, ma sei ridicolo così, però per la festa ti rivesti bello, eh? Ok, quindi non ci resta, la torta è stata fatta, il pasto grandioso è stato fatto, i preparativi sono stati fatti. Poco dopo il ritorno di Emily dalla scuola inizierà la festa, quindi aspettiamo l'ora del compleanno. Ahimè, Helga e Gunnar diventano anziani. Eh sì, purtroppo tocca anche a loro. Ci vediamo al momento dell'inizio della festa. Iniziamo. Allora, hanno fatto quasi tutti la pipì, tranne Helga. Per il resto sono tutti vestiti da festa. Emily, non mi piaci così, tesoro, mi piacevi di più col vestito da festa. Col cappello in casa non ha senso. Cambia abito e mettiti il tuo abito da festa. E anche tu, tesoro, mettiti il tuo abito da festa, cambia abito e non mangiare, porca miseria, ma perché? E questo riponilo, non mangiare, riponilo. Io veramente non li sopporto. Riponi, riponi e vai a far la pipì. Oh, allora, guardate come sei vestita questa, ma si può? Coi pantaloni, ma si può? Abiti, cambia abito e mettiti il tuo abito quello da fresco. Anche questo, ma questo fa caldo però. Ok, stanno arrivando gli invitati dopo tutte queste disavventure. Questa chi è vestita così? Ah, ok, è Ruth, perfetto. Sentite, mettiamo subito a tavola tutto perché sennò si fiondano tutti nel frigorifero, perché i Sims sono fatti così. E ecco, quello mangia la Macedonia. E adesso chiama al pasto grandioso. È tutto in disordine, Elga, sì. E vedrai che adesso. Cosa vuoi fare? Chiacchiera con Annika? Sì, dopo però. Forza, adesso chiama tutti al pasto grandioso. Dov'è Annika, fra l'altro? Eccola lì. E ti cambi di vestito, ma ti sembra di metterti quest'abito qui? Abiti, cambia abito e ti metti il tuo abito da caldo, visto che fa caldo. Oh. Ok, perfetto, ci siamo. Chiama tutti al pasto grandioso. Avevo fatto apparecchiare, ma ok. Benissimo, mangiate, chi si può sedere si sieda. Allora, è arrivato il giradischi. Siamo a metà degli anni 30 e il giradischi della Patek Philippe è arrivato con i dischi della voce del padrone. E quindi sono tutti qui col blues, poi metteranno il jazz e quindi si divertiranno un sacco. Diciamo che siamo molto vicini agli anni 30, ecco, abbiamo ritardato un po' il compleanno di Helga e Gunnar, abbiamo ritardato anche il compleanno di Emily, però ormai ci tocca, purtroppo non c'è posto per tutti a tavola e quindi
Mangiamo così. Allora, il nostro Ansel ha preparato due regali speciali per la mamma e il papà, appena soffieranno sulle candeline, mentre lei ha pensato ai regali insieme alla sorella Emily. Per la mamma, per il papà, poi c'ha la composizione floreale per la mamma e ha un regalo per Emily, però dov'è finito? Ah sì, è in libreria, vabbè, poi glielo darà. Però l'importante è festeggiare Gunnar e Helga, insomma, che sono qui, teneroni, i miei Gunnar e Helga. Eh sì, farò un riassunto della loro storia, fotografico, ma comunque vediamo, adesso vedremo. Perché così non ho più fotogrammi, perché non ho più spazio né nel computer né sull'hard disk esterno. Quindi va bene, ve li andate a vedere nella playlist, i vecchi episodi, cioè la playlist della Decades, così vedrete com'è iniziata tutta la storia. Ok, stanno finendo di mangiare, quella balla a più non posso e fra poco serviamo la torta. Allora, una ragazza che sparecchia appena hanno finito di mangiare e ci vediamo con le candeline, ragazzi. Qui devono finire di mangiare. Guardateli che stanno per invecchiare come sono sgarzolini a ballare. Wow, che sexy! Oh, dunque, appena avremo la torta in tavola, brava, vedi che sparecchi, bravissima. Oh, fantastico! E faremo passare di età, ma lasciamoli finire di mangiare. Guardate Gretel, che eleganza, l'abito anni 30, ormai siamo molto vicino agli anni 30, e anche la nostra Emily, che è tanto carina, un personaggio molto secondario, l'abbiamo seguito poco, è la piccola dei Fish, dei Weber. Però è tanto carina, eh? È molto graziosa Emily, guardatela che è graziosissima. Bene, ragazzi, aspettiamo il momento della torta perché adesso stanno chiacchierando. Io intanto la tiro fuori. Altre scelte, apri e tiriamo fuori la torta di compleanno con le candeline. E dovrà iniziare Gunnar. Allora, Gunnar, muore mio, il mio Gunnar. Esprimi un desiderio, tesoro, esprimi un desiderio. Eh già, figuriamoci se non aveva da far la pipì. Va bene. Comunque, esprimerà un desiderio, tutti lo festeggeranno e questo lo mettiamo qui. Su, venite a festeggiare. Ale, bravi, Gunnar, mi diventi anziano. No. Oh, come mi dispiace. Vedere invecchiare Gunnar e Helga è durissima. Ok, vai, gioia, vai. Non c'è riuscito, ma come mai gli manca così il fiato? Eccolo qui, l'anzianità, le rughe sulla pancia, le ciocche grigie, i pisolini interminabili. Festeggia come se il mietitore non fosse proprio l'uomo, amore mio. Aggiungi subito le candeline, aggiungi immediatamente le candeline. Che tocca la nostra Elga. Ah, esprimi un desiderio anche tu, Elga. Amore, anche Elga. A me dispiace così tanto quando invecchiano. Anche Elga, festeggiamola. Vai, Elga, amore, anche tu, tesoro mio.
Non è giusto, non è giusto, guardatela che faccia, la voglio proprio vedere, anziana Elga, vediamola. Meno male, le rughe, eccetera. Stessa pettinatura di sua madre, giustamente. E adesso aggiungi le candeline e tocca alla nostra Emily. E poi faremo lo scambio di regali. Forza, Emily, aggiungi, amore. Elga, poi andiamo nel CAS. Vai, Elga. Soprattutto per Emily, più che altro, perché lei è un cambio grosso da adolescente a giovane adulta. Vai, Emily, esprimi un desiderio anche tu. Vai. Oh, anche lei avrà diritto alla foto, eh? Olè, chissà le trombette da dove le han tirate fuori, che io non... a quell'epoca non so nemmeno se esistevano. Le trombettine, vai con la mamma che ti guarda, ok. Oh, c'ha la bocca tutta storta, Emily. Vai, Emily, fatti vedere se sei altrettanto bella. Responsabile, beh, meno male, siamo riusciti comunque, pur avendola trascurata un po'. Non la mettiamo romantica, poverina, perché lei, si sa che i suoi gusti sessuali non sono, non è possibile esprimere. Ah, accademica, lei potrebbe frequentare l'università, sì, da casa o anche da Brightchester, perché comunque, no, smanettona, non può essere. Potrei vederla amante della musica. Questo cos'è? Ah, ok, vediamo, come la vedo Emily? La vedo un po' topo di biblioteca. Sì, ok, infatti poi la sorella le ha regalato il... Oh, adesso Ansel, tocca a te dare il grande regalo alla tua mamma. Dai il regalo amichevole e lui ha... No, 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 dove sono i ritratti? Ah, ecco qua. No, che stupida che sono. Dai il regalo. Amichevole è questo. Allora, questo lo mettiamo qua. No, porca miseria, cosa le hai regalato? I cinque disegni di quando eri bambino. Allora, vediamo se riusciamo a dare il regalo, amichevole. Sarebbero dipinto meglio da un modello. Vabbè. Glieli dà tutti e due e uno gli guarda, l'altro è per papà e gli ha dato quello del papà. E invece a Gunnar lo stesso, regala, amichevole, dai il regalo, gli dai il ritratto di Elga. Ritratto di Elga. Quindi adesso li mettiamo sul muro perché così, sapranno... li vedete bene anche voi e loro se li godono, insomma. Allora, Elga ha avuto quello di Gunnar di ritratto. Dov'è? Eccolo qua. Questo è il ritratto che Ansel ha fatto a Gunnar e questo è il ritratto che Ansel ha fatto a Elga. Ecco qua i due ritratti della mamma e del papà che lui ha voluto regalare. E adesso tocca a lei dare alla mamma la composizione floreale. La festa nel frattempo è finita. Una volta duravano un'eternità, adesso finiscono in un attimo. Altre scelte amichevole, dai il regalo la composizione.
Meringa primaverile con dei toni sul bianco, bocche di leone bianche, cioè è un po' il simbolo dei capelli grigi. Mentre Emily si apre i regali che le hanno fatto i tre fratelli, i due fratelli, cioè Hansel e Gretel. Apri il dono e vediamo cosa le capita. E la festa è finita abbastanza velocemente, devo dire, ormai anche troppo velocemente. Cosa ha ricevuto? Speriamo non sia. Oh no, una carota! No, apprendi di soppiatto un dono. Scusa, anche tu, poverina, era il tuo compleanno, riceve una carota. Vediamo se stavolta è contenta. No, niente, non ha ricevuto dei doni, un ammasso di carbone. Ok, allora, è il momento che, apri, che lei gli regali quello che le ha comprato, in realtà, che è il libro del benessere. Quindi dai il regalo a tua sorella. Altre scelte, apri, dai il regalo, regalo amichevole, benessere, perché il sottotitolo di questo libro è Esplora la connessione mente-corpo. E Gretel ha capito che sua sorella ha un po' di confusione in testa, quindi dice qualunque orientamento tu scelga, con questo libro sul benessere potrai approfondire i tuoi pensieri, approfondire le tue sensazioni e i tuoi desideri. Beh, adesso prendete tutti una bella fetta insieme, facendo un gruppo, così fai un gruppo e poi andiamo nel CAS. 1, 2, 3 e 4 e prendete un pezzo insieme. Avanti, si festeggia. E anche qui poi servi un vassoio di bevande e servi un vassoio di linfa, così bevete anche un bel. Qui adesso cominciano a essere tutti scontenti perché c'è della roba sporca che puzza. E insomma, hanno visto le nipoti, hanno visto le figlie, i figli, loro hanno rivisto i loro fratelli. Dov'è Ansel? Perché non, Ansel è fissato con la pittura, cioè è stata la cosa che l'ha guarito dalle ferite psicologiche, soprattutto del fronte, e non molla più il cavalletto. Dovresti festeggiare insieme a loro, ma se vuoi fare un po' di pittura figurativa. Oggi non si fa lavorare la mamma perché è il suo compleanno. Gretel, ripulisci tutto e tu servi un vassoio, dai. No, no, non vai a fare il bagno, servi un vassoio di bevande, linfa di ciliegio e tu non lo servire. Tu ripulisci e basta perché c'è puzza. Infatti, tua madre è già qui. Allora fai una bella cosa, ripulisci tu tutto e via. Mentre mangiano la torta, hai servito il vassoio? Benissimo. Allora prendi una bevanda insieme. Ok, ce ne sono quattro e loro sono in cinque, ma pazienza. Io direi no, il CAS anche no, perché ho visto che lei è esattamente come era da adolescente e stanno male, ovviamente. E quindi gli abiti che hanno loro addosso per quest'epoca vanno benissimo e anche gli abiti che ha Emily addosso. Quindi possiamo finire qui la puntata senza il CAS. Questa pettinatura io la trovo adorabile su Emily, vediamo com'è. Vai in bagno, vai in bagno, vai in bagno e poi ti leggi il tuo libro sul benessere.
Benissimo, beh, hanno ricevuto due bei regali da Ansel, dai, guardate questi ritratti, che belli che sono. E lei è bella cicciottella, eh? Era appena sveglia quando le ha fatto il ritratto, per cui aveva i capelli, ha detto mamma, sciogliti i capelli che ti faccio il ritratto. E il papà invece era lì che pensava, dice mi tocca invecchiare. Guarda un po' che cattiveria. Io vi saluto e purtroppo siamo arrivati al momento in cui bisogna far invecchiare la gente. I Sims devono invecchiare e questo lo ripongo io. Dai, tu ripulisci, Elga tesoro, non ti è mai piaciuto ripulire, gioia mia? Adesso sarai una nonna più, speriamo, più ordinata. Ok, qua si balla, si danza e si è festeggiato. Io vi saluto, ciao a tutti, ciao ciao!